Ciao a tutti, creatori, benvenuti in questo nuovissimo video. Certo, ci manco da un po' di tempo a Minecraft, ma ho finalmente ripreso a giocare, quindi senza indugio andiamo a... Allora, mi trovo nella mia bellissima, bellissima piazza Piccone, perché vediamo un po' con le novità che ho fatto in questi giorni. Allora, ho trovato un sacco di mattoni, quindi senza indugio andiamo a farceli. Ecco qua. Sacco di mattoni, 29. Ma mi aspettavo di meglio, ma vi sarete accorti che ho un sacco di legno. Poi vi farò vedere il perché. È perché c'ho un letto qua. Ma ogni cosa a suo tempo, ragazzi. Quindi, non so se trasformare in slab, forse sì. Sì, assolutamente. Slab, ecco, i 54 sono già più belli e simpatici. Allora, ho il mio... Non ho la pala. Ah, non ce l'ho la pala. Allora, ragazzi, dicevo, vi sarete accorti che ho un mare di legno. Che mi servirà per fare il mio nuovo progetto. Come forse probabilmente avete già letto dal titolo, costruiremo una casa sul lago. Ebbene sì, ragazzi, che banalità, una casa sul lago. Non sarà per niente banale, ve lo assicuro, perché sarà una cosa fighissima. E poi sì, ragazzi, dai, una casa sul lago è una casa sul lago, non puoi dire di no ad una casa sul lago. E niente, la casa sul lago l'andremo a costruire. Mi ci è voluto un sacco di legno, per questo ho tutti questi zeppelin, bombia e compagnia bella, perché ho dovuto farmare. E sinceramente, non so bene se modificare il progetto che ho, diciamo, cui ho preso spunto, da cui ho preso spunto, oppure farlo fedelmente. Ma siccome questa piazza piccone è rimasta incompleta per già troppo tempo, stavo andando a cercare un lago, perché la casa sul lago, ragazzi, si fa sul lago. Mentre stavo cercando il lago, a un certo punto mi capita delle pozze d'acqua a sparse a giro e così via, cosa che me e niente, non potevo farla, volevo farlo artificialmente, ma ho pensato no, artificialmente no, perché poi viene una cosa troppo costruita. E quindi sono andata alla ricerca e stranamente ne ho trovato uno bellissimo vicino alla mia piazza Smile. Anzi, non so come chiamarla, Smile Duo Crazy. Quella abbiamo capito che l'abbiamo chiamato Pokémon Plus, Caverna Pokémon Plus. Quindi, mentre stavo qui alla ricerca dei laghi, mi sono girato e ho detto: oh, porca miseria, ma qui c'è un lago bellissimo proprio vicino casa. E quindi, ragazzi, la costruiremo qua. Qui è dove ho trovato l'argilla, e mi sa che ce ne sarà da qualche altra parte ancora. Però bisogna creare un blocco a croce in questo modo, e diciamo dove ne saliamo il culo. Allora, e saliamo di 3 o 4, 2, 3, 4. Su per giù, questa altezza va bene, giusto per fare tipo una specie di palafitta. Ora c'è un piccolo problema. Allora, la distanza è in base a quanto noi la vogliamo fare grande. Direi che qua va bene, solamente che c'è un dislivello che possiamo colmare in questo modo. Allora, e quindi poi ci facciamo a fianco 1, 2,
4, vedi? Allora, poi dobbiamo fare altre due basi, ovviamente. Non la facciamo esageratamente grande perché... guarda. Ah, ragazzi, se non lo sapete, perché io non lo sapevo, però forse voi lo sapete perché siete un po' più informati di me, ma con la pala si prende meglio l'argilla. Io facevo sempre col piccone e hai voglia di picconare qua. Allora, la lasciamo lì e poi la uniamo, anche se forse dovevo metterla un po' più in mezzo. Sì, ragazzi, sì. Aspettate che adesso faccio subito. Ok, che andrebbe bene, super giù, ma lì che cavolo c'è? No, vabbè, ma state scherzando, ma veramente? C'è una caverna sotto al mio lago, cioè che figata. Grande scoperta, ragazzi, l'ho scoperta adesso. Mi state chiedendo perché faccio voi, non è meglio fare quattro pillaroni? No, perché così nel fondo del mare, vedete che è trasparente. Si può vedere del legno, non... solo il pillarone, capito? Come se fosse una struttura, ragazzi. Forse però l'ho fatta troppo grande. Ed ecco la nostra base della casa. Ora si prende finalmente il legno normale e si inizia a fare il pavimento. Allora ragazzi, finalmente fatto il pavimento, bisogna fare il contorno. Come? Riprendete i blocchi di legno puro, salite di 1, 2. Sì, 1, 2. No, forse facciamo 3. Sì, ragazzi, l'ho fatto un po' troppo grosso. Confermo che, sì, che sia troppo grande. Allora, la parte qui davanti. Prendiamo le staccionate che ho creato. Qui ci creeremo la scala. Allora, lungo qua ci allunghiamo di 1, allora, riprendiamoci il nostro carissimo e simpaticissimo legno, ci richiudiamo qua. Ci allunghiamo di un altro.
Su per giù qua. No, era qua. Ci creiamo delle scale. E dove abbiamo creato le scale, ci facciamo un bellissimo portico. Io odio quando si sbaglia. Poi qua lo richiudiamo. Qui poi andremo a farci. Sì, ragazzi, è una figata. Devo solo trovare del vetro. Prendere il letto e... Perché no? Un letto qui, altro qui e tutto. Ma della stone ce l'ho, vediamo un po'. Posso farmi una fornace, iniziamo a farcela. Iniziamo a cucinare della sabbia, ma con cosa? Con del legno, ovviamente. Ce l'abbiamo. Ragazzi, il progetto è più lungo di quello che immaginassi, quindi per questo video vi saluto, è tutto. Ricordatevi di mettere vi piace se il video vi è piaciuto, anzi, sostenete la serie di Minecraft, quindi arriveremo a 20 visualizzazioni, continuerò la mia capanna sul lago. Per questo video è tutto, allora ragazzi, arrivederci, ciao Crazers!